Buongiorno a tutti, qui Arduino schienato da Airforex. Come vedete sono qui davanti ai miei monitor. Oggi parleremo di un bel tema ispirato sempre al libro Market Wizards Interview with Top Traders di Schwager. E questa volta invece di prendere, come dire, una risposta a una domanda dell'intervista appunto a Bruce Kovner, prendo la parte finale, diciamo, dell'intervista, dove Schwager fa una riflessione proprio su quello che gli ha dato l'intervista di Bruce Kovner e quindi si focalizza su quelli che sono, diciamo, i temi principali del suo trading. Cambierò ovviamente view, quindi vi farò vedere il monitor con l'intervista che vi tradurrò così in diretta. Più che altro l'intervista, la riflessione che fa Kovner sull'intervista, così che possiate, diciamo, con me andare ad approfondire i temi che va appunto a trattare Schwager. Prima di iniziare però vi chiedo ovviamente di lasciare un mi piace, di iscrivervi a questo canale se non siete iscritti e attivare la campanellina, perché così rimanete aggiornati con tutte le live e i video che facciamo. E adesso vi lascio ovviamente alla traduzione, diciamo, dell'estratto dell'intervista di Schwager. E partirei, praticamente questa, come potete notare, è la fine dell'intervista a Bruce Kovner, quindi alla fine di tutte le varie domande che gli fa, bellissima tra l'altro intervista, lui va praticamente a rispondere e poi, vedete, da qui dice nella mia conversazione con Kovner, bla bla bla, e parla. E io partirei da questa parte, Kovner List Risk Management, eccetera, eccetera, adesso io comunque lo tradurrò in italiano perché questo libro è esclusivamente in inglese, è tutta questa pappardella qua, ma insieme vorrei discuterne con voi perché è sicuramente, a mio avviso, molto interessante andarlo a vedere, no? Allora, partiamo da qui. Quindi Schwager, colui che ha fatto l'intervista, dice, dopo l'intervista, Kovner elenca, diciamo, il risk management, la gestione del rischio, come la chiave del successo nel trading. Lui decide sempre un exit point, quindi un punto di uscita, prima di mettere un trade. Questo esce ovviamente dall'intervista. Sottolinea anche il bisogno, diciamo, di valutare il rischio di portafoglio invece che guardare il rischio di ogni singolo trade indipendentemente. Quindi lui, quello che esce da questa conversazione è che non va a valutare il rischio solo su un trade, ma quando entra già si basa sull'idea di portafoglio, che è molto interessante. Questo è assolutamente una cosa critica, diciamo, fondamentale, più che critica, fondamentale, basilare, quando una persona si detiene posizioni che sono molto correlate, highly correlated, poiché è probabile che il rischio complessivo del portafoglio sia molto maggiore di quanto il trader possa realizzare, di quanto il trader si possa rendere conto. Che in effetti, se voi ci pensate, se io detengo posizioni correlate, lui principalmente faceva il forex, soprattutto in una buona parte della sua carriera faceva le valute, e comunque poi i mercati già di base di loro sono correlati, quindi se io vado ad avere, so quanto ho in totale di portafoglio, soprattutto nel momento in cui ho mercati correlati, è sicuramente più importante. Quindi questa cosa, no, la sottolinea, dice è assolutamente fondamentale quando si tengono posizioni correlate, perché il rischio complessivo di portafoglio può essere molto maggiore di quanto il trader si possa rendere conto, che in effetti, se ci pensate, è assolutamente vero, no, questa cosa. Poi dice, one statement by Kovner, come si può dire? Un'affermazione di Kovner che mi ha particolarmente colpito, che ha colpito molto, mi ha colpito molto, riguardava il suo approccio nel posizionamento dello stop. Posiziono il mio stop, diceva, che sia molto lontano o troppo difficile da raggiungere facilmente, no? Questo è un qualcosa che, diciamo,
L'abbiamo già detta in altre situazioni e io ho preso spunto, come voi sapete, dal paracadute di cui parlo spesso, però è una cosa che mi è piaciuta molto, no? Io piazzo lo stop a un punto molto lontano, troppo, molto difficile, insomma, troppo difficile da raggiungere in modo facile. In questo modo, dice, Kovner massimizza le possibilità che non venga fermato, stoppato. Preso, diciamo, il rischio stoppato, nel senso stoppato in perdita, in un trade che in realtà si prova poi essere corretto, mentre allo stesso tempo si mantiene con un rigido disciplina di money management. La filosofia dietro questo approccio è che è meglio allocare un rischio predeterminato in dollari, in un trade ha un più piccolo numero di contratti mentre si usano degli stop più grandi. Avete capito cosa? Cioè, e poi aspettate, che così continuo. Questo è l'esatto opposto, diciamo, del tipico trader che cercherà di limitare la perdita per contratto, ma trada molti contratti, il più possibile di contratti che può. Un approccio che di solito risulta per molti buoni trade essere stoppati prima che il mercato si muovi nella direzione che si era anticipata, diciamo che si era predeterminata. Cioè, avete capito? Cioè lui dice, la filosofia dietro questo approccio è che è meglio allocare un rischio in soldi in un trade con un minore numero di contratti, mantenendo uno stop più largo. Cioè l'esatto opposto di quello che fa solitamente il tipico trader, quello che tendenzialmente perde soldi, che invece per limitare la perdita dice: bene, io uso quanti contratti al massimo posso per il mio conto di trading, metto comunque lo stop, ma è facile che invece di guardare dove è il punto più meno raggiungibile, dove la situazione cambia del mercato, guarda più che altro di dire: bene, metto uno stop lì, magari adesso faccio un esempio, no? Di 50 pips, di 30 pips sull'euro-dollaro e ho messo parecchi contratti, tanto il mio stop, però ogni volta poi vengo stoppato e magari la direzione era anche quella giusta, no? E poi però intanto io vengo stoppato prima che il mercato faccia appunto quello che avevo pensato. Questo è tipico, noi ne parliamo di questo, è anche il motivo per cui grazie anche a, diciamo, anche queste letture che ho fatto, questa intervista in realtà anche di Bruce Corner, che mi ha aperto, diciamo, un po' anche alcune idee, mi ha aperto un po' la mentalità riguardo, diciamo, il posizionamento dello stop e la gestione del rischio. Quindi, posizioniamo lo stop in un punto in cui in realtà se va lì il mercato cambia tendenzialmente, facilmente cambia, poi ovviamente non possiamo saperlo in maniera certa, ma ecco, e usiamo contratti minori, quindi rischio basso. Nell'intervista lui addirittura dice: se pensi di rischiare, che su quel trade puoi rischiare, facciamo esempio 100, rischia la metà. No, quindi pensate questo. La morale è, dice, the moral is, la morale è, posiziona i tuoi stop a un punto che, se raggiunto, indicherà ragionevolmente che il trade è sbagliato. Non in un punto determinato, principalmente dall'importo massimo in dollari che sei disposto a perdere per contratto. Se il punto di stop implica una perdita, diciamo, sgradevole per il trader, non uncomfortably large loss per contra, cioè non confortevole, come dire, no? Adesso io lo sto traducendo così, però diciamo troppo grande, no? Dove non ci sente a proprio agio, trada un più piccolo numero di contratti. Quindi questa è la sua, no? La morale è: posiziona i tuoi stop in un punto che, se raggiunto, ti farà stare tranquillo di base, no? Quindi non ti fa essere. Quindi alla fine dice: trada a smaller number of contracts, un numero più piccolo, diciamo, di contratti. Questo è un po' il peggiore errore di Kovner. Di trading, ovviamente, di Corner, e qua dice is going bust trade, che
tradotto non è facilissimo, è un po' come dire il suo trade fallimentare. Ecco. Bust ha un po' quel senso lì, un po' più gergale, diciamo, no? Bust trade, cioè il trade fallimentare. È come lui lo ha nominato, come lui lo ha definito, diciamo. Anche qua è un po' difficile da tradurre. È stato il risultato from a spur of the moment decision, cioè come dire, una decisione del momento, no? Come se la sentiva, ecco, no? Un po' come che se la sentiva. Cioè il suo peggior errore, il suo trade fallimentare, quando ha tradato perché se la sentiva. E qua te lo spiega anche. La mia personale esperienza sottolinea che probabilmente non esiste una classe di mestieri con un tasso di fallimento più elevato rispetto ai mestieri impulsivi. Lui dice, da non confondere con quelli intuitivi. Indipendentemente dall'approccio utilizzato, una volta selezionata una strategia, il trader dovrebbe attenersi al suo piano di lavoro, diciamo, no? Game plan, supponiamo di gioco, ma supponiamo di lavoro, e evitare decisioni impulsive, di trading impulsive. Noi spesso, anche con Antonio al mercoledì, ma in generale parliamo di cercare di essere razionali, no? Per esempio, lui dice, fare un'operazione non pianificata, perché un amico, ce l'ha raccomandata. Oppure liquidare una posizione prima che il predeterminato punto di stop sia raggiunto perché c'è stato un prezzo di movimento avverso. Ecco, questa è una cosa che in realtà tutti dobbiamo imparare, mi metto io in primis, quindi queste cose servono anche a me, rispiegarvele e ridirmele a me stesso per poi cercare di essere, no, più bravo anch'io. Quindi, no, ripetiamo un attimo. Lui dice, la mia esperienza personale sottolinea che probabilmente non esiste un tipo, una classe di mestieri con un tasso di fallimento più elevato rispetto ai mestieri impulsivi. E lui dice, da non confondere con quelli intuitivi. Indipendentemente dall'approccio utilizzato, una volta selezionata una strategia, il trader dovrebbe attenersi al suo piano di lavoro e evitare decisioni di trading impulsive. Per esempio, fare un'operazione non pianificata perché un amico ce l'ha consigliato. Liquidare una posizione prima che venga raggiunto il punto di stop predeterminato perché c'è stato un movimento dei prezzi avverso. Infine, quindi finally, Kovner vede un buon trader, questa è la morale di tutta la cosa che ovviamente Schwager ci dice, ma che in effetti è proprio così. Dice, infine, Kovner vede un buon trader come forte, indipendente, e contrario all'estremo. Anche qui spesso con Antonio il mercoledì parliamo di equilibrio, cioè il trader deve essere equilibrato. Questo significa contrary in the extreme, cioè contrario agli estremismi, no? Cioè forte, indipendente e non estremo nelle decisioni. E indica la disciplina e la volontà di commettere e accettare errori come tratti significativi del trader vincente. Questo è assolutamente da mettere in un quadretto in ufficio, anche voi. Quindi, Kovner vede un buon trader come, e anche Arduino, vede un buon trader come forte, indipendente, contrario agli estremi, quindi equilibrato, e indica la disciplina, quindi ci dice che la disciplina e la volontà di commettere e accettare gli errori come tratti significativi del trader vincente. Quindi il trader vincente è colui che commette, accetta errori ed è disciplinato, forte, indipendente e equilibrato. Questi sono i tratti distintivi che Kovner ha visto nella sua esperienza di trader. Come avete visto, sicuramente riflessioni che sono molto molto interessanti da questo punto di vista, soprattutto la fine dove diciamo vengono sono tirati fuori proprio diciamo le caratteristiche essenziali, ma veramente molto importanti che deve avere un trader.
A questo punto direi che vi posso salutare, anche per oggi è tutto, noi ci vediamo la prossima settimana con le varie live e i vari video, vi auguriamo ovviamente da Air Forex un buon weekend, ci vediamo al prossimo video.